Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a realizzare dei soggetti con i pisla. Non ho mai realizzato un video di questo genere, quindi non so bene come realizzarlo, né se vi piace. Lasciatemi scritto i vostri consigli giù nei commenti. Se non conoscete i pisla, sono delle perline cilindriche di plastica che vanno posizionate su una base dove appunto si vanno a posare le perline e una volta realizzato il soggetto si vanno a stirare con il ferro da stiro. Per il primo soggetto ho scelto un simpatico panda e per realizzare il panda vado ad utilizzare una base quadrata perché appunto i pisla hanno diverse basi, alcune sono già formate con la forma da realizzare, altre invece sono a base quadrata, a base tonda, insomma. E per realizzare questo panda sto seguendo uno schema per la quale utilizzo 7 perline bianche nella prima riga e poi 4 perline bianche, una perlina nera e 4 perline bianche per la seconda riga e poi ancora 2 perline bianche, 2 perline nere, 3 perline bianche, 2 perline nere e 2 perline bianche per la terza riga. E poi insomma non sto a dirvele tutte perché credo che vi annoi insomma ascoltarmi raccontarvi tutte le perline, ma guardate il video e guardate insomma riga per riga come sto realizzando il panda. Sarà facile anche per voi ricrearlo. Ed ecco qua il panda è praticamente quasi finito. Una volta finito, non riuscite a vederlo sul video, comunque va stirato con il ferro da stiro tra due fogli di carta da forno ad una temperatura medio-alta. Ed ecco qui, ora vado a realizzare il secondo soggetto. Il secondo soggetto è un arcobaleno e vado a realizzarlo su una base a forma tonda. Questo è un giochino che mio figlio ama fare da morire ed è una passione che ho preso da lui perché effettivamente è divertente. Per realizzare questo arcobaleno realizzo prima un semicerchio di perline rosse e poi un altro semicerchio più piccolo di perline arancioni e poi di giallo. E ancora un'altra riga di verde ed infine una in azzurro. Se vedete che alla fine lascio dei buchi, degli spazi, è perché a questo punto vado ad aggiungere anche le nuvolette dalla quale parte e finisce appunto l'arcobaleno. E qui insomma abbiamo quasi finito di realizzare questo arcobaleno e anche questo, come avete visto, è molto molto semplice. E come vi dicevo prima, appunto, una volta che si finisce di realizzare il soggetto con i pisla, va posizionato tra due fogli di carta da forno e poi con il ferro a temperatura medio-alta si vanno a sciogliere le perline, prima da un lato, poi si stacca dalla base e si va a sciogliere anche dall'altro lato. Per l'ultimo soggetto, un famosissimo soggetto di un cartone animato, vediamo se riuscite ad indovinare. E anche per questo lo realizzo su una base tonda e quindi insomma vado a posizionare le perline nel mezzo di nero e poi sulla parte superiore in bianco e su quella inferiore in rosso. Ed ecco qui, la mia Pokéball è finita. Questi qua sono i risultati finali dei vari pisla
pisla che ho realizzato, appunto, già sciolti con il ferro, e questo qui è appunto il risultato finale. Il bello di questi lavoretti con i pisla è che si possono utilizzare per decorare un sacco di cose, per personalizzare un sacco di cose. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi sotto nei commenti i vostri pensieri e i vostri suggerimenti, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!